Precisamente incominciamo. Allora, come mi avevate già chiesto un paio d'anni fa di poter fare qualche lezione sulla storia dell'arte in generale. L'anno scorso vi ho fatto Giotto e quest'anno ho pensato di fare il Gotico Internazionale. Perché scelgo questi argomenti che se... Beh, Giotto no, di sicuro, per l'amor del cielo, Giotto è un grande, un grandissimo, neanche un grande, è un grandissimo. Però il Gotico Internazionale potrebbe apparire come un argomento secondario. Perché proprio li scelgo apposta. Perché anni fa io avevo già fatto il romanico, il gotico, il rinascimentale, il rinascimento, eccetera. Per cui ho detto, per andare a continuare a ripetere le stesse cose, a un certo punto uno viene anche una barba, viene la barba a me a ripeterle, ma ragioni di più a voi ad ascoltarle. E allora ho detto, ma prendiamo qualche piccolo argomento, che poi questo lo vedrete che non è affatto piccolo, anzi tutt'altro. Però un argomento un po' più di nicchia o che meno pubblicizzato e conosciuto. E quest'anno ho pensato di farvi il Gotico Internazionale. Adesso ve lo spiego, perché il Gotico Internazionale è, come dice la sua parola, uno stile internazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in due aspetti è internazionale. Prima, perché proprio come luoghi è esteso a tutto l'Occidente, allora conosciuto naturalmente, perché noi qui stiamo parlando di XVI-XVI secolo. XIV e XV secolo. Ma anche internazionale, intendendo che abbraccia tutte le arti. Voi mi direte, ma la stessa cosa fa il gotico, ma la stessa cosa fa il romanico, ma la stessa cosa fa il rinascimentale, ma la stessa cosa fa il barocco. Sì, certo, ma con una valenza in più, lo vedremo, per questo stile, perché ha anche una forte valenza nelle arti cosiddette minori o decorative. E quindi è a più ampio spettro, è a più largo raggio il gotico internazionale. Ma la cosa più interessante è questa, che caso vuole è forse l'unico stile occidentale che si è diffuso equamente in tutta l'Europa. Non dappertutto è così. Perché per esempio se pensiamo al Rinascimento, noi siamo italiani, quindi abbiamo naturalmente una chance in più per il Rinascimento. Il Rinascimento nasce in Italia, viene esportato dall'Italia e crediamo che dappertutto sia arrivato il Rinascimento. Non è mica vero? Il Rinascimento ha trovato delle grandi sacche di rifiuto, per esempio, nelle zone dell'Europa dell'Est, per esempio. Cosa che invece non ha ricevuto il gotico internazionale. Ora non mettiamoci a pensare, gotico cos'è? Dove nasce il gotico? Nasce in Francia. Allora, nasce in Francia e poi diciamo, ah beh certo, i soliti francesi sono loro che l'hanno esportato di più. No, è semplicemente un'accoglienza. Il gotico è stato molto meglio accolto del Rinascimento. E io vi spiego anche il perché. Perché in fin dei conti il gotico concettualmente è più semplice del Rinascimento. Perché il Rinascimento, il nostro Rinascimento italiano, dietro di lui ha una cultura, una importanza anche filosofica che, insomma, lo possiamo fare noi perché siamo italiani. Tante altre nazioni non erano a quel livello di cultura, ok? Allora, stile internazionale. Per ora chiamiamolo stile internazionale, che è uno stile pittorico, scultoreo e delle arti decorative, come abbiamo appena finito di dire. Vediamo quali sono subito le sue caratteristiche. Allora, le leggete lì, io ve le ho scritte. Eleganza aristocratica, delicati dettagli
naturalistici, grande decorativismo, prevalenza formale della linea sul volume, rarefazione della realtà, sentimenti sofisticati e ovattati e colori brillanti. Io vi invito infatti oggi pomeriggio ad un viaggio nella bellezza, nell'eleganza e anche nella fiaba, nella fantasia. Mi piacerebbe proprio che vi poteste mettere lì tranquilli e pacifici e lasciarvi proprio andare a vedere queste magnificenze, queste cose bellissime che vi farò vedere, che però naturalmente, come c'è scritto lì, sono anche un po' avulse dalla realtà, cioè una rarefazione della realtà. L'altra cosa importante del gotico internazionale, ma questo lo era già del gotico tout court, è il grande decorativismo. Noi lo sappiamo, specialmente la scultura, ma anche la pittura e la miniatura gotica e basta, sono molto decorative. C'è una grande decoratività, e questo anche ovviamente nel gotico internazionale. L'altra cosa caratteristica del gotico internazionale è questa prevalenza formale della linea sul volume. Può essere un po' difficile, però cerchiamo di capirla bene perché è importante. Allora, se io mi prendo un, non so se vi è, se avete in mente per esempio il pagamento del tributo di Masaccio, l'avete presente? Dove c'è Gesù, c'è Gesù e gli apostoli, ok? Sono su di una spiaggia, sull'arena, e ad un certo punto arriva un pubblicano, che era l'esattore delle tasse, che chiede la tassa, l'obolo, che bisognava dare. Non avevano soldi i nostri apostoli, né tantomeno Gesù. E allora cosa dice Gesù a Pietro? Vai là sul mare, troverai un pesce, e dentro in quel pesce troverai un soldo, e lo diamo qui al pubblicano, all'esattore delle tasse. E non so se ve la ricordate questa magnifica scena, dove i corpi sono corpi, non sono delle silhouette, non sono dei manichini, sono dei veri corpi. Ma andiamo ancora più avanti. Allora, io vi ho proposto Masaccio perché è all'inizio del Rinascimento, ma andiamo un po' più avanti del Rinascimento. Michelangelo, volta della Cappella Sistina, ma anche il Giudizio Universale, e non parlo di scultura, parlo di pittura. Sono dei corpi, quelle di Michelangelo sono dei corpi, non possiamo mica certo dire che siano delle ombre, delle silhouette, delle lineette fatte così, degli schizzi, roba del genere. Sono dei reali corpi, corpi che hanno un volume, che hanno una volumetria, quindi che hanno un loro, che occupano realmente uno spazio. Ok. Nel gotico internazionale meno, o addirittura in certi casi no. Ma vi pongo un altro esempio antecedente questa volta. Giotto, quello che abbiamo visto l'anno scorso, vi ricordate, no? Giotto, abbiamo fatto vedere bene per esempio la Cappella Scrovegni o le storie di San Francesco ad Assisi. Anche lì ci sono dei corpi veri, e infatti è la prima volta nella cultura e nella pittura, nell'arte occidentale, in cui si vedono realmente dei corpi, con Giotto. Qua invece, e adesso lo vedremo, ce ne renderemo conto immediatamente, quindi tenetevi in mente Giotto e Michelangelo, il prima e l'ultimo, no? Il primo e l'ultimo. E vi mettete in mente queste cose, e poi adesso andiamo avanti e vediamo il nostro gotico internazionale. Il gotico internazionale ha tante nomi, chiamiamoli nomi, ha tante definizioni, denominazioni. Può essere, voi potreste trovarlo nei libri o magari in qualche articolo di giornale, definito tardo gotico, certo, naturale, perché vedremo che in che epoca è, ma potreste anche trovarlo, un po' più raro, però lo potreste anche trovare, stile dolce, per
Perché? Perché riferisce proprio a quello che abbiamo appena finito di dire, questa levità, questa linearità, questo modo appunto dolce di presentare le cose. Ma lo potreste sentire, e forse questo lo sentite di più, gotico cortese, intendendo che cosa? La curtes, cioè la corte dei castelli medievali, cioè che è sede quindi dell'aristocrazia, della nobiltà dell'epoca. Quindi gotico cortese, gotico di corte, infatti prima ve l'ho anche definito l'arte di corte. Ma lo potreste anche sentire, magari se andassimo in Francia più spesso, lo sentiremmo chiamare gotico flamboyant, che vuol dire gotico fiammeggiante. Perché? Perché specialmente in architettura, e poi vi farò vedere un esempio calzante al 100%, hai questi riscontri come delle fiamme. Quindi ci vengono subito in mente che cosa? In architettura. Delle guglie. Lo vedremo. Adesso poi lo vediamo. Lo possiamo anche trovare scritto, definito, gotico fiorito. Perché? Non perché ci siano i fiori in particolar modo, anche se ci sono. E tenetelo a mente, oltretutto, questo termine gotico fiorito, tenetelo poi a termine perché poi ne parleremo a lungo dopo. Ma perché è un gotico dove viene dato grande risalto alle manifestazioni anche della natura. E poi il nome con cui sicuramente è universalmente conosciuto è quello che ho adottato io, gotico internazionale. L'ho adottato apposta perché è quello più riconoscibile. Vediamo il periodo, questo è importante, perché è un periodo molto lungo, contrariamente agli altri, che magari hanno una valenza di tempi più ristretti e comunque molto variati nella loro tempo, no? Cambiano molto, hanno delle evoluzioni, hanno dei cambiamenti. Il gotico internazionale no, rimane sempre uguale a se stesso e va dal 1375 al 1425 e sono solo 50 anni in fin dei conti e potremmo dire, vabbè, è uno stiletto, perché 50 anni cosa sono in confronto ai secoli? È un niente. Ma la faccenda è che dal 1425 e fino alla metà del 1400 il gotico internazionale convive tranquillissimamente insieme allo stile rinascimentale. E poi, per di più, non tanto in Italia, perché in Italia, come abbiamo detto, nasce il Rinascimento, quindi di sicuro il gotico internazionale viene abbandonato, ma in altre regioni, che poi vedremo, il gotico internazionale dura tantissimo. Pensate che raggiunge addirittura il 1600, pensate un po', no? E mi riferisco in particolare, per esempio, all'arte del nord, all'arte del nord e del nord-est e ancora in particolare all'arte fiamminga delle Fiandre, no? Quella che è l'attuale Belgio. Oh, ma santa pace! La diffusione, ecco, vediamo dove. Vi ho detto che è uno stile comunque che abbraccia tutta l'Europa, perché troviamo dei suoi strascichi un po' in tutta l'Europa, però naturalmente ha dei luoghi di preferenza. E, prima di tutto, nasce presumibilmente ad Avignone. Perché? Perché è l'epoca in cui i papi, lo sapete, la corte papale si trova ad Avignone, la cosiddetta cattività avignonese. E Avignone è in Francia, niente da dire, anche se in quel momento Avignone e tutto il suo circondario venivano comunque considerati territori italiani, cioè territorio papale, quindi a questo punto, che non faceva parte del regno di Francia. E questa è anche una cosa curiosa, interessante.
subito dopo Avignone, dove probabilmente nasce, però attenzione, nasce con un grande artista italiano. Era un italiano che si era trasferito là. Tra tutti, naturalmente, ricordiamo il... un momento di amnesia, abbiate pazienza, quello dell'Annunciazione di Siena, lui è di Siena. Abbiate pazienza, quindi mi ricordo. Se qualcuno mi viene incontro, quella bellissima Annunciazione, grande, 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 col fondo oro, lui è... Simone Martini, grazie. Dunque, allora, Simone Martini va ad Avignone e permane ad Avignone a lungo ed è uno degli iniziatori proprio del gotico internazionale. Quindi, se noi vogliamo dire, è uno stile, abbiamo detto, che nasce ad Avignone in Francia. Però nasce da un artista italiano, va bene? Subito viene esportato in Italia e in particolare in Lombardia. È un po' strano sentire dire questo, lo vedremo, avremo occasione. Addirittura in tutta Europa viene conosciuto proprio come Ouvrage de Lombardie, cioè vuol dire lavoro, impresa, opera di Lombardia. E sarà proprio questi autori e questi artisti lombardi che faranno conoscere in grande stile il gotico internazionale al resto dell'Europa, attraverso una pratica molto particolare, che è quella della miniatura, perché dovete immaginare che quest'epoca che abbiamo detto, quindi dalla seconda metà del 300 fino a tutto il 400, è un'epoca fortemente caratterizzata dalla miniatura e dalla stesura di libri. D'altronde, lo sappiamo, alla metà del 400 addirittura nasce il Gutenberg e abbiamo la stampa a caratteri mobili. Quindi la Lombardia detta un po' lo stile di tutto che arriverà poi anche nel resto dell'Europa. L'altra zona importante, l'abbiamo anche accennata, è la Borgogna franco-fiamminga. La Borgogna è una zona della Francia, è Francia, però il regno di Borgogna si estendeva anche nell'attuale Belgio e quindi appunto franco-fiammingo, perché all'epoca si chiamavano Fiandre e quindi abbiamo questa denominazione. Poi stranamente trova un terreno fertilissimo in Boemia. Uno direbbe la Boemia. Pensate, al giorno d'oggi non sappiamo neanche dov'è, per dire. Perché? Perché in Boemia è il momento in cui il Sacro Romano Impero di Occidente aveva la capitale in Boemia. Ecco perché è importante anche la Boemia. Poi, come abbiamo detto, in tutta l'Europa occidentale, Inghilterra inclusa, quindi proprio in tutta l'Europa occidentale si estende il gotico internazionale. Vediamo a grandi linee qualcuno di questi artisti, qualche nome magari forse non l'avete mai sentito, altri sono più famosi. Gentile da Fabriano. Io vi ho messo vicino anche le date, così vi rendete conto un attimo in che ambito siamo. Il Pisanello. Gentile da Fabriano e Pisanello sono sicuramente i due artisti più importanti del gotico internazionale.
Poi abbiamo i fratelli Limburg. Chi sono costoro? Allora, sono dei francesi, naturalmente, erano tre grandissimi miniatori che hanno miniato dei testi di fondamentale importanza, tra cui il più celebre in assoluto è Le Tre Richesses du Duc de Berry. Dopo lo vedremo, perché ve lo faccio vedere, perché è fondamentale e basilare. Poi abbiamo di nuovo parecchi italiani, naturalmente abbiamo detto, perché è la Lombardia, sono tutti lombardi questi qua, tranne Gentile Fabriano, che è di Fabriano naturalmente, e il Pisanello che è di Verona, ma tutti gli altri sono quasi tutti lombardi, proprio per questa faccenda che vi ho detto prima. Per esempio Michelino da Besozzo, un lombardo anche lui, Giovanni da Modena, non lasciatevi ingannare per il Modena, perché Modena allora era sotto la Lombardia, la famiglia Zavattari, i fratelli Zavattari, anche qui abbiamo due fratelli Zavattari, sono importantissimi, perché penso che qualcuno di voi sia andato a Monza nella bellissima cappella di Teodolinda, e sono loro. Poi abbiamo una sorpresa, quando poi arriviamo lì abbiamo una sorpresa. Poi abbiamo il nostro Giacomo Iaquerio, piemontese, ma anche lui è un esponente altolocato del gotico internazionale. Poi abbiamo un toscano, perché certamente comunque non può mancare la Toscana, e abbiamo il Lorenzo Monaco. Poi abbiamo un francese, Enguerrand Quinton, molto interessante, una gran bella mano, poi ve lo faccio vedere. Abbiamo il nostro Rufino d'Alessandria, ce l'abbiamo qua, sì, ce l'abbiamo qua anche lui, e dopo lo vediamo. Poi di nuovo un altro lombardo, Giovannino de Grassi, conosciutissimo in tutta Europa per le sue miniature. Abbiamo anche uno scultore, ma questo è naturalmente fiammingo, Klaus Lusluther. Poi abbiamo questo maestro Venceslao, che è interessante perché non sappiamo di che paese sia, ma sappiamo che cosa ha fatto. Ha fatto i magnifici affreschi di Torre Aquila a Trento, poi ve li faccio vedere. E ho concluso, ma avrei potuto andare avanti ancora, ho preso i nomi un pochettino forse più importanti, Ian van Eyck, questo colosso della pittura fiamminga, addirittura l'inventore della pittura ad olio. Tanto poi ve lo faccio vedere, non so se vi avete in mente per esempio il magnifico Polittico dell'Agnello o Altare di Gand, poi ve lo faccio vedere, è meraviglioso, veramente stupendo. E proprio in questo, ma avrei potuto dirvene degli altri tipo Roger van der Weyden, poi anche altri, Memling eccetera eccetera, tutti i fiamminghi, dove vedremo in particolare l'utilizzo di quello che abbiamo detto, le caratteristiche dei colori forti, li vedremo bene. E poi anche perché colori forti, perché appunto in questo momento loro, specialmente i fiamminghi, sono quelli che inventano la pittura ad olio. Inventando la pittura ad olio capite che anche voi i colori sono molto più vivi, molto più vivaci, molto più anche visibili, che si vedono meglio. Allora, quali arti sono implicate? Naturalmente la pittura, ma prima ho sbagliato io, perché prima avrei dovuto dire la miniatura. La miniatura, la pittura, la scultura, l'architettura, questo non ci piove, come in tutti. Però abbiamo anche qualcosa in più, e sono gli arazzi, per esempio, e vi butto là solo un'idea, non l'ho messo, comunque ve la butto là, se vi ricordate gli arazzi delle storie dell'Io Corno, ricordate? Quelli che sono a fondo rosso e c'è questa giovane dama che abbraccia questo Io Corno, e adesso sono esposti nel museo di Cluny a Parigi.
Poi le arti minori, come abbiamo detto prima, le arti minori, e è interessante anche dire questo a proposito in questo momento, perché leggete lì dittici, piccoli politici portatili, oreficeria, avori, lasciamoli per ultimi gli altri che poi lo diciamo. È una arte questa del gotico internazionale che non è tanto fatta di pale gigantesche, perché più di tutto ci si sofferma o sugli affreschi, e vedremo perché sugli affreschi, o su piccoli politici o piccoli quadri facilmente trasportabili. Perché? Perché, come abbiamo detto, si può definire anche gotico cortese, che vuol dire il gotico della nobiltà, no? Dell'aristocrazia. Quindi l'aristocrazia non ha a disposizione delle navate mastodontiche come per esempio le chiese gotiche, e allora aveva bisogno di un'arte sì, ma più contenuta. E per ultimo vi ho messo gli abiti, e li vedremo, vi farò vedere. Ecco qua, cominciamo subito. Allora, qua siamo al Duomo di Milano, che incomincia ad essere costruito nel 1386, e se volete proprio saperla tutta, non è ancora finito adesso. Quindi ha una lunghissima malattia. E ecco qua che possiamo veramente definire il Duomo di Milano come gotico flamboyant, con tutte queste guglie. In una di queste guglie, che vedete qui, questa è una statua. Sapete che sopra queste guglie ci sono tutte le statue, e c'è statue di tutti i tipi, pensate un po', ci sono santi, ci sono sante, ci sono uomini illustri. Pensate che addirittura c'è anche un volto di Primo Carnera. Pensate un po'. Tutto quello che ha attinenza con la società e che si è distinto in particolar modo viene accolto al Duomo di Milano. Ma questo qua che vediamo qua, questo qui, è il San Giorgio. Che era, perché ormai adesso poverino anche lui, giustamente l'hanno ricoverato nel museo del Duomo di Milano, per toglierlo dalle intemperie e salvaguardarlo. È il San Giorgio ed è posizionato, era posizionato sulla prima guglia che venne fatta nel 1403. La guglia Carelli, la cosiddetta guglia Carelli, che era stata donata da questo benefattore molto molto abbiente, che aveva voluto regalare una guglia e una statua al suo Duomo di Milano. Vi faccio notare in particolare, perché poi lo riprenderemo, guardate un attimo questa giubba, questo giubbone, vedete che sembra uno grassoccio, uno con la pancia, non ha la pancia, ne ritroveremo poi un altro, ve lo farò vedere, però intanto cominciamo a guardare questo, perché è proprio da qui che viene poi preso esempio su quell'altro che vi farò vedere, e era semplicemente dei giubboni imbottiti, perché all'epoca si girava, e qui lo vedete che c'è un piccolo, vedete che c'è un manico di un pugnale, si girava ovviamente o con la spada o comunque con uno stiletto, con un pugnale. Allora, per cercare di evitare di essere infilzati, i giubbotti erano fatti imbottiti, erano imbottiti. Ed è oltretutto, è caratteristico solo di un periodo di tempo, e quindi quando noi eventualmente vedremo, vi ricordate che anni fa abbiamo anche fatto una lezione sull'abbigliamento? Eravamo in pieno Covid,
lo trovate comunque su Sebastianus, perché era la lezione era stata ripresa, c'è il filmato. E, allora, per un certo periodo di tempo gli uomini si vestivano in questo modo qui, appunto per evitare, al posto di andare in giro con la corazza che non faceva tanto bel aspetto. Quando imparerò l'avrò finita. Allora, un'altra architettura di gotico internazionale è la famosa Cadoro di Venezia del 1424. Però, se voi avete notato bene prima e adesso, c'è delle differenze, perché naturalmente Venezia, che per ora in quell'epoca lì non si è ancora affrancata da Bisanzio, abbiamo ancora delle reminiscenze orientali, cosa che per esempio nel Duomo di Milano non vedevamo, no? Abbiamo solo questa verticalità, certamente, ma non troviamo delle reminiscenze orientali di Bisanzio. Qua invece, se vedete, se guardate bene, sì, vedete per esempio questi quadrilobi, ma anche lassù in alto, è un frammisto tra gotico e bizantino, ma questa è stata sempre un po' una caratteristica di Venezia. Venezia è sempre stata sempre lì un po' sul bordo, perché aveva costanti, quotidiani e perenni contatti con Bisanzio. Addirittura l'ha assaltata e se ne è impadronita nel 1240, quindi figuriamoci un po', lei con Bisanzio erano un tutt'uno. Scusa, dimmi. E quelle sopra che sembrano quasi croci celtiche, come mai? No, niente, sono sempre è il decorativismo proprio del gotico internazionale, molto ricco di decori. E se guardiamo bene, se andate ben a guardare, è che adesso qui abbiamo un'immagine molto lontana, ma se andate a vedere, anche qua c'è questa ricchezza di decorativismo. E anche quelle, a parte che comunque avevano anche un significato, quelle croci, come le definisci Andrea, perché comunque erano anche un deterrente, chiamiamolo così, come adesso, no, adesso forse non si mettono più, un tempo si mettevano i vetri nei muri, no? Muri perimetrali, si metteva il vetro perché il ladro non potesse, si mettevano i cocci di vetro, no? Quindi hanno anche quel significato lì, ma non hanno un significato religioso, se tu intendevi di chiedermi per quello, no, assolutamente no. Ecco, incominciamo subito con la miniatura. Qui siamo a Giovannino de Grassi, prima l'abbiamo nominato e abbiamo detto che è forse il più importante, insieme ai fratelli Limburg, è il più importante miniatore di quest'epoca, quindi fra 300 e 400. È importante la miniatura perché oltre a decorare i libri, e apro una parentesi, scusatemi, quest'epoca del gotico internazionale oltretutto è una forte epoca di libri, contrariamente a quello che si pensi, a libri. Perché? Intanto, se collochiamo, anche che non l'ho fatto prima, lo faccio adesso, se collochiamo storicamente l'epoca, in che momento siamo storico? Siamo al di là di due importanti momenti. Il primo, siamo subito al di là della grandissima peste nera 1348-1350, che decimò gli abitanti dell'Europa, addirittura secondo certe stime
morì un terzo della popolazione dell'Europa di allora. E quindi quando finalmente l'epidemia cessa e si può ritornare a vivere con una certa tranquillità, si ha però anche voglia proprio di vivere, sotto tutti i punti di vista, anche proprio da un punto di vista di comfort, di avere intorno a sé qualcosa di bello da vedere. Ed ecco che arriva il gotico internazionale con le sue belle cose. E in più sopraggiunge anche una categoria sociale che prima forse non esisteva, comunque non aveva peso, che è la borghesia. Incomincia adesso la borghesia, ed è una borghesia oltretutto abbastanza abbiente, anche negli strati più bassi è abbastanza abbiente. Perché? Perché prima di tutto era morti in tanti, quindi quelli che lavoravano ricevevano di più, perché per forza c'è molta richiesta ma poca offerta, e quindi devi pagarli di più questi qui. E quindi anche la popolazione normale era un po' più abbiente e non vuole più vivere come viveva prima, ma vuole vivere nella sua bella casa, vuole avere qualche cosa di bello intorno a sé, vuole anche che le sue donne, le sue signore, le sue figlie siano ben vestite, vuole anche vivere con più agio e guarda molto a quella che è la nobiltà. La nobiltà nel frattempo sta cambiando, non è più una nobiltà feudale che vive nel suo castello, nel contado, ma si è ormai quasi tutta inurbata. E quando nel frattempo, questo verso la fine di quest'epoca del gotico, nasceranno le monarchie, che poi saranno quelle che diventano poi le monarchie assolute, parlo di Francia, parlo di Inghilterra, parlo di Spagna, eccetera, cosa succede? Succede che tutta questa nobiltà incomincia a ruotare intorno al sovrano, ma per ruotare intorno al sovrano naturalmente deve avere anche un certo aplomb, non può andare là vestito come un contadino. No? E quindi c'è tutto questo arrivare. In più, in questo momento, c'è una grande richiesta proprio da parte della gente, certo non possiamo adesso definire la gente normale, la gente comune, è sempre gente un pochettino più elevata, comunque c'è una grande richiesta di libri. Libri, sì. C'è una grande produzione, esistono botteghe di miniature, di miniatura, enormi, grandissime, che sfornano libri a tutto spiano, perché c'è una grossa richiesta. E poi arriveremo alla metà del 400 con Gutenberg, eccetera, quindi allora lì verrà totalmente, capacitata questa richiesta di libri. Ecco che quindi i miniatori in questo momento sono importantissimi. Poi c'è un altro fatto: il libro diventa oggetto di consumo prima di tutto. Perché? Perché nel frattempo si sono anche aumentata, è aumentata anche la gente che sa leggere, e poi diventa un status symbol. In particolare i regnanti desiderano vivamente costruirsi delle enormi biblioteche e commissionano quindi questi testi con delle miniature, cicli di miniature grandiose. Poi ve le faccio vedere alcune che sono veramente stupende, ma quando le vedete ve le ricordate subito perché le abbiamo già viste da tutte le parti. Quindi abbiamo detto incominciamo subito con la miniatura. Qui abbiamo il Giovannino de Grassi, milanese, che ha un'importantissima bottega di miniatori a Milano e manda ed esporta i suoi libri, i suoi testi, le sue figure dappertutto, in tutta Europa, ed è richiesto anche in tutta Europa. Eccolo qua. Lo vedete bene? Sì. Allora, qui siamo... personalmente io lo ritengo una delle più belle cose che esistano.
Se qualcuno di voi è stato a Trento e ha potuto visitare Torre Aquila, che fa parte del Castello del Buon Consiglio, e si è soffermato in questa stanza, che è una stanza non grande, perché sarà più o meno grande come questa, né Beppe? Più o meno, un po' più grandina, ma mica tanto. E su tutte le pareti ci sono questi affreschi di Maestro Venceslao. Maestro Venceslao, chi era costui? Non sappiamo precisamente chi era. Probabilmente era un boemo. Perché? Trento all'epoca era un diciamo un comitato a sé e aveva come reggente, come sovrano, il vescovo di Trento. Era anche capo del territorio, era anche sovrano di quel territorio. E Trento all'epoca, un po' come ancora anche adesso se chiedete a loro, tendeva più alla Germania che non all'Italia. La Germania che non esisteva, né all'epoca non c'era proprio. Incominciava a comparire l'Austria, ma più di tutto compariva la Boemia, che abbiamo detto prima, era anche sede della capitale dell'impero romano d'Occidente. E questo Venceslao probabilmente era un boemo che è sceso giù e si è fermato a Trento. A Trento è stato richiesto di questi magnifici affreschi e lui si è fermato e li ha fatti. Cosa sono? Sono i mesi, vengono proprio definiti, i mesi della Torre Aquila di Trento. Cioè sono una raffigurazione dei lavori e dei passatempi, dei modi di trascorrere il tempo a seconda dei vari mesi dell'anno. Non sono 12, sono solo 11, perché marzo è stato purtroppo distrutto perché hanno dovuto far salire una scala e quindi l'hanno fatta uscire proprio da lì dal marzo, quindi il marzo non l'abbiamo. Vi faccio però vedere. Allora, incominciamo qua. Questa è gennaio. Gennaio, oltretutto, notiamo bene, è una delle rare primissime volte in cui viene raffigurata la neve, rappresentata la neve. La neve in pittura è una delle cose più difficili da fare, non solo all'epoca, ma anche adesso. Le cose più difficili da fare in pittura sono la neve e le trasparenze. E la neve è una di queste. Allora, in particolare, incominciamo a notare gli abbigliamenti. Guardate, perché quello che abbiamo detto all'inizio, il gotico internazionale ha anche una grande attenzione agli abiti. Chiuso, questo qui. Qui è febbraio. Febbraio c'è un torneo, la raffigurazione di un torneo. Scusate, ancora prima di andare avanti, così poi l'ho detto per la prima volta e non lo ripeto più. Questi mesi sono caratterizzati in particolare dalle raffigurazioni dei passatempi nobiliari e della vita dei campi. Uno direbbe, caspita, che antitesi, da una parte ci sono i ricconi e dall'altra. No, perché attenzione, anche i nostri contadini sono dei contadini di tutta dignità, sono dignitosi, sono veramente dignitosi. Vi faccio vedere qua, per esempio, ecco, guardate lì, quelli sono dei cacciatori e sono dei cacciatori normali, di gente normale, non sono cacciatori di nobili, che poi li vedremo un'altra volta quando i nobili vanno a caccia, ma non sono quelli sono cacciatori normali. Ma vedete che sono tutti ben vestiti, hanno il loro cane, insomma hanno la loro roba, cioè non sono proprio buttati lì. Qua invece abbiamo detto si vede un momento di un torneo e qua, eccolo qua, vediamo invece la raffigurazione di un'attività popolare, in questo caso è un fabbro. Qui abbiamo... Come? È bellissimo il terzo.
Sì, questo qua non è marzo, perché vi ho detto non esiste più purtroppo, è aprile. E aprile, ecco, qua in particolare vediamo proprio la raffigurazione del mondo contadino e del mondo nobiliare, del mondo cortese. Però vedete che, se vogliamo ben guardare, c'è una certa anche occasione di incontro. Per esempio, queste due dame, vedete che sono proprio qui a cospetto di questi contadini. Però guardate i contadini, sono ben vestiti, hanno le scarpe, sono calzati, non sono proprio dei buttagiù. Hanno il loro cavallo, i loro buoi, il loro aratro e tutto quanto. Quindi non è gente, diciamo, misera, tutt'altro. In più qua, questo, diciamo, angolo prettamente naturalistico, è la raffigurazione in piccolo di una foresta bannale. Cos'è la foresta bannale? La foresta bannale era la foresta che era di pubblico dominio, quindi non era proprietà di qualcuno in particolare, dove si poteva, in determinati periodi dell'anno, in determinati momenti, anche i contadini potevano andare a cacciare. Quindi non è che c'è proprio questa netta separazione tra il nobile e il contadino. E lassù invece, qua per esempio, vedete queste due damigelle, vedete che sono due damigelle, che però cosa stanno facendo? Sembrerebbe che stiano un po' lavorando la terra, non lavorano la terra, stanno accudendo un po' il loro giardino, d'accordo. Però c'è questo qui. Qui di nuovo vedete, guardate questo contadino come ben vestito, proprio ben vestito, e là anche quell'altro che sta segnando. Allora, questo io ve li ho portati tutti, facciamo veloci veloci, però li vediamo tutti perché sono talmente belli. Allora, là abbiamo maggio, e guardate, ecco, maggio è più incentrato naturalmente sulla visione dei nobili, dei cortigiani o altro, perché naturalmente noi sappiamo che a maggio, in particolare e nelle campagne, c'era le famose feste del Calen di maggio in particolare. Quindi erano un forte richiamo per i contadini, ma anche per i nobili, a partecipare a queste cose. Vedete qua per esempio, qua c'è un gruppetto di nobili che stanno facendo un picnic, quello che adesso noi chiamiamo picnic. Qui abbiamo giugno, anche qui vi faccio in particolare notare gli abbigliamenti, e vi faccio in particolare in questo notare una cosa. Vedete che questi qua sono tutti uomini, li vedete? Perché le damigelle sono qua, sono quelle due lì. Questi, anche se hanno la veste lunga, sono uomini, perché si vestiva così. Però ce n'è uno che è già più moderno, eccolo lì, vedete? Quindi è un momento di transazione di abbigliamento. Poi qui abbiamo luglio. Di nuovo, ecco, in questa raffigurazione si dà maggior risalto ai lavori dei campi, perché c'è la mietitura e stanno facendo il fieno. Vedete che c'è il fieno. Quello vestito di rosso. Come? Quello vestito di rosso chiederà in moglie la... Questa qua, sì, questo sì, è un momento idilliaco, sì, certo, sì. Ecco, poi abbiamo agosto invece c'è la mietitura, vedete? È anche interessante, ad agosto noi qua non mietiamo perché la mietitura è già fatta, ma qui siamo a Trento, quindi è spostato di un mese. Poi ecco, qui abbiamo settembre è anche molto molto bello, veramente molto bello. Perché? Perché settembre era tradizionalmente uno dei mesi dedicati alla caccia, quindi i nobili uscivano per andare alla caccia. Lassù invece i contadini stanno ripreparando i campi,
per la nuova semina. E qua è ottobre e stanno facendo la vendemmia. Da noi a ottobre la vendemmia è già finita, però torno a ripetere, qui siamo a Trento. E vedete che c'è il torchio, vedete che stanno pigiando l'uva, è anche lì, vedete? È bello, è interessante anche questo, però i nobilotti, guardateli qua per esempio, partecipano anche loro, sembra quasi che vadano anche loro per divertimento a vendemmiare, per divertimento, certo, naturale, ovvio, non è certo per altro motivo. E finiamo con novembre, ecco, novembre è interessante perché vedete che si ricomincia a vedere il castello. Novembre fa freddo, incominciano i freddi e quindi ci si ricomincia a ricoverare nei castelli al caldo. E finiamo con dicembre. Dicembre è anche molto interessante. Qua nobili non ne vedete perché sono tutti... Scusate. Nobili sono qua che stanno uscendo per una passeggiata, ma una cosa molto rapida. Invece vediamo che stanno portando la legna per i camini, per i caminetti. L'avevate già visti, no, questi qua, qualche volta? Mai? Qui arriviamo di nuovo ad un miniatore e siamo al maestro di Boussicault. Questo è un francese e l'ho voluto mettere in particolare, prima di tutto per farvi capire che naturalmente non avevamo solo i miniatori famosi italiani, ma abbiamo anche i grandi miniatori francesi. Ma in particolare l'ho messo per un motivo, per farvi notare il lusso e la grandiosità, per esempio, di questa stanza. La vedete? Molto interessante. E il grande utilizzo del blu. Il blu, lo sappiamo tutti, è uno dei colori, insieme all'oro, è il colore più caro in assoluto. In alcuni casi addirittura più caro dell'oro. E qua viene utilizzato a piene mani. E quindi vuol dire che queste miniature erano state commissionate da qualcuno di molto molto abbiente, perché notiamo bene che le miniature sono quasi tutte commissionate, non vengono fatte così dall'autore perché voleva farle, no, perché gli era stato chiesto. Adesso torniamo in Italia e torniamo. Chi di voi si ricorda quando siamo andati ad Alessandria a vedere la mostra Alessandria scolpita? Nel pomeriggio siamo andati a vedere le stanze di Artù, questi affreschi staccati che provengono dal castello di Fragarolo. Qua ho voluto anche farveli vedere proprio per notare come un'altra caratteristica del gotico internazionale è questo: i soggetti delle pitture, così come anche i soggetti della miniatura, difficilmente sono soggetti sacri. È la prima volta che si incominciano a esaltare soggetti laici. E qua, per esempio, c'è l'Ancillotto e Ginevra, mi sembra, no? No, Fragarolo sono chiamate le stanze di Artù, ma non è la storia di l'Ancillotto, è una storia sempre del ciclo bretone, quindi delle chansons de geste del ciclo bretone, ma non di l'Ancillotto e Ginevra, di un'altra narrazione di Artù, sì, del ciclo di Artù. Poi, ecco ancora anche qui, vedete, ecco questo qua lo possiamo mettere in confronto con il febbraio che abbiamo visto a Torre Aquila, che abbiamo visto un torneo.
qui è anche sempre un momento di un torneo ed è interessante, vedete che lassù le dame sono tutte posizionate su questa balconata per poter vedere a piene mani e a pieni occhi questi contendenti, che poi lo sapete, no? Tutta la faccenda dei tornei eccetera eccetera, c'era sempre la dama, ogni cavaliere aveva la sua dama e quindi combatteva per la sua dama, questo e quell'altro ancora. E qua vi ricordate che era la stanza, cioè questi affreschi erano posizionati intorno a questa aula, a questa stanza. Ecco, vi ho detto anche che esistono dei opere di piccole dimensioni. Perché? Perché erano opere che dovevano andare nelle case private, quindi non potevano essere delle pale da, che ne so io, 10 metri per 20, perché non ci stavano, e quindi erano di più modeste dimensioni. E molto utilizzato per esempio è il dittico. Questo è il cosiddetto dittico Wilton, databile fra il 1395 e il 1399, in particolare qui invece abbiamo un soggetto religioso, perlomeno da una parte, che è questa qua. Vedete che c'è una Madonna col bambino e questi angeli, meravigliosi, bellissimi, e vedete, ecco qua potete ben vedere per esempio la prevalenza della linea sui volumi, perché sono dei corpi ma non danno l'idea di una vera corporeità, cioè sono vestiti, c'è il vestito che fa le sue pieghe, roba del genere, ma sembrerebbe quasi che sotto quasi non ci fosse niente, eh? Quindi è l'utilizzo nuovamente, come abbiamo detto, di questo magnifico blu, che è un blu d'oltremare, o blu di lapislazzuli. Arriviamo ad un altro italiano, il Beato Angelico, fiorentino, che vive nel convento di San Marco a Firenze. Sarete senz'altro andati e ricorderete che in quasi tutte le celle c'è la raffigurazione di una Annunciazione, comunque un tema sacro, Annunciazione se ne ce ne sono tantissime, fatte tutte dal Beato Angelico. Qui siamo tra il 1418 e il 1420 ed è la raffigurazione della Tebaide. Ecco, fermiamoci un minuto perché ho messo questo perché nel gotico internazionale per la prima volta si ha una grande attenzione alla pittura di paesaggio, cosa che non era mai capitata prima. Perché in Giotto, se vi ricordate l'anno scorso, abbiamo visto tanti paesaggi, ma erano di contorno, erano di accompagnamento alla storia, alle figure. Qua invece no. Nel gotico internazionale è la prima volta in assoluto in cui possiamo veramente parlare di pittura di paesaggio. Ed è una cosa importante e interessante. E sapete addirittura dove nasce la pittura di paesaggio, contrariamente a quello che possiamo avere in mente? Nasce proprio in Italia, non in Fiandra, come ci hanno sempre insegnato. Nasce in Italia e nasce specialmente attraverso le miniature. La pittura di paesaggio, questa non è una miniatura, né, attenzione, è un quadro naturalmente, ed è la Tebaide, la raffigurazione della Tebaide. Cos'è la Tebaide? Ve la ricorderete. La Tebaide è quella regione egiziana intorno alla città di Tebe, dove intorno al IV-V secolo d.C. si rifugiano o decidono di vivere lì gli eremiti, dei gruppi di eremiti che vogliono dedicarsi totalmente alla preghiera verso Dio, allontanandosi completamente dalla vita secolare.
ed esercita proprio la Tebaide. Da prima sono pochi questi eremiti e quindi fanno una vita veramente dura, veramente di solitudine. Poi la loro fama si estende in tutto il Medio Oriente, ma anche nell'Occidente, in Europa, roba del genere, e arrivano frotte di eremiti, tant'è vero che lì ad un certo punto non sono più delle casupole o delle grotte o roba del genere, diventano addirittura proprio quasi delle città. E noi per esempio abbiamo un italiano, Cassiano, che visita proprio la zona della Tebaide intorno al V secolo d.C. e porta poi in Italia questa nuova moda, chiamiamola così, dei monaci eremiti. Come si chiama, scusa? Cassiano. Che fonda lui stesso un eremo, dove però raccoglie degli eremiti che conducono una vita cenobitica, non da soli isolati. Però l'importante, volevo farvi vedere, che questo appunto possiamo definirla una delle prime raffigurazioni di pittura di paesaggio. Già visto. Io continuo a sbagliare. Oh, qua siamo a casa nostra. Allora abbiamo Rufino d'Alessandria, io non mi trattengo perché bene o male sarete tutti venuti prima o poi o quando su a Santa Caterina, quindi la mia sbrodolata l'avete già ascoltata, quindi non vi ricordo. Mi preme solo farvi vedere due cose. Allora, questo magnifico San Sebastiano, e vi faccio ricordare questo giubbone che ci fa venire in mente quello che abbiamo visto del San Giorgio della Guglia Carelli, e questo magnifico San Michele, perché ve lo faccio vedere adesso, tenetelo a mente perché poi ne riparliamo fra pochissimo. In particolare vi faccio notare i ginocchielli a testa di leone e gli spallacci anche loro a testa di leone, e questa corazza, che è una corazza prettamente da parata, prettamente di fattura lombarda, perché nel 400 i più grandi armaioli e i più grandi costruttori di corazze, in particolare corazze da parata, furono proprio i lombardi. Abbiate pazienza, ecco qua. Non è che le avete già viste queste cose? Non avete mai visto? No! Nessuna raffigurazione delle tre Richard du Duc de Berry? No! Allora, io vi invito, se avete voglia, quest'estate, di andare un po' su internet e andarvele a vedere, perché sono una più bella dell'altra. Io ve ne ho fatte vedere solo due, ma sono una più bella dell'altra, sono delle cose eccezionali, di una bellezza estrema. Io questo ve lo lascio qua, se poi dopo qualcuno lo vuol vedere può vedere. Abbiamo settembre, questo è settembre e questo è maggio, e qua ve li faccio vedere per due cose particolari. Tutte e due intanto hanno una grande attenzione a quello che è il paesaggio. Ci sono degli uomini, certo, naturale, ci sono delle figure umane, ci sono anche delle figure di animali, cavalli o roba del genere. Però la grande attenzione viene data al paesaggio. In particolare questo castello non sembra il castello delle fiabe. Non è che è vero? Non dobbiamo andare tanto lontano, perché il buon Walt Disney rubacchiò a piene mani per i suoi cartoni animati, naturalmente, e l'utilizzo nuovamente di questo blu d'oltremare intenso, bellissimo, che potrebbe dare l'impressione di una atemporalità, però se voi vedete il digradare delle sfumature
vi accorgete di no, che c'è un evolversi del tempo, eh? Vedete che parte da più chiaro e si scurisce fin lassù in cima, eh? E questo meraviglioso, vi faccio di nuovo notare, guardare bene gli abbigliamenti, perché pensate, i fratelli de Limburg, che sono dei grandissimi miniatori, ed erano miniatori assunti proprio dal Duca di Berry. Il Duca di Berry era un personaggio estremamente ricco, estremamente colto, estremamente raffinato ed elegante, che gareggiava, e il più delle volte sopravanzava, il re di Francia. Era un suo parente, attenzione, però lo sopravanzava perché era veramente estremamente ricco ed estremamente colto e raffinato. Questi abiti che vedete qua non sono abiti di finzione, Sono veri. Le persone si vestivano proprio così. Quindi immaginate che ricchezze che ci dovevano essere. Perché dobbiamo anche immaginare che tutte queste stoffe sono tutti velluti e broccati e damaschi, eh? Sì. Cioè non sono carta, ecco, o cose. Il lino e il cotone non sapevano neanche che cos'era. Perché il lino e il cotone era appannaggio del contadino. Quindi vedete. Anche la proporzione, che prima non c'era negli altri, la proporzione tra i vari elementi, dei personaggi, dei fabbricati, del paesaggio. Prima invece era tutto sproporzionato. Questo è vero perché? Perché dunque, allora qui siamo nel 1413-1416, quindi all'inizio del 400. Quando inizia ad essere usata grandemente la prospettiva, si incomincia ad usare la prospettiva, e oltretutto in questa vi ho fatto vedere, ve l'ho messa apposta, vedete questa enorme quinta di alberi che dà proprio il senso della profondità, e dietro questa città piena di guglie, di torri, di campanili, eh? E quindi c'è questa attenzione particolare, giustamente, come ci ha detto Andrea, ci ha fatto rimarcare Andrea, proprio questo fatto. Comunque sono veramente, io vi invito veramente, andate su internet, le trovate tutte, poi oltretutto su internet sono ancora più belle, nel senso che la figura è proprio nitida, è nitida. Dove sono conservati questi? Questi qua sono in Francia, è un testo, è un libro, allora le tre Richer, allora cosa sono? È un testo che serviva quotidianamente per pregare le ore canoniche, perché questo è il momento in cui anche i laici vogliono pregare le ore. Sapete che c'è le lodi, il vespro, l'ora media, eccetera, eccetera. Anche i laici vogliono avere questa possibilità, e quindi i più abbienti si fanno proprio fare questi libri d'ore, eh? Questo è in particolare il Duca di Berry. Oh, veniamo di nuovo a noi. Castello della Manta è nuovamente un luogo famoso proprio per il gotico internazionale. Questa è la sala baronale, la sala più importante, dove ci sono il ciclo pittorico più interessante in assoluto di tutto il Castello della Manta. Il Castello della Manta nei suoi affreschi è intorno al 1420, e su questa parete, che entrando è la parete che noi ci troviamo di fronte, abbiamo la Fontana della Giovinezza, lì,
la vedete? Qua tutti che si affollano per arrivare alla fontana della giovinezza, e tutti che cercano di buttarsi dentro, perché se si buttavano dentro lì diventavano tutti giovani, pimpanti e allegri e contenti. Ecco, chiusa. E poi, ecco, qui abbiamo una parte dei prodi. Qua, come vi ho fatto vedere più in grande, la famosa fontana della giovinezza, e ci sono anche, c'è da perdersi qui a guardarle, adesso non abbiamo tempo per l'amor del cielo, ma ci sono tante notazioni, anche tante macchiette addirittura, no? Anche momenti anche di sorriso per guardarli. Ma quello che mi preme di più, poi ancora un altro vi ho messo, aspetta, scusate. Ecco qui. Qui abbiamo una eroina, in particolare vi ho messo Eleonora d'Arborea, e poi questo che è un prode ed è il Giuda Maccabeo. E ve l'ho messo perché ricordate che vi avevo detto, teniamo a mente. Eccoli qua. Ginocchielli a testa di leone, guardateli qua. Quindi cosa ci dà ancora più questo? Che il nostro Rufino d'Alessandria è sicuramente un esponente del gotico internazionale, ok, d'accordo. Ma sul castello della Manta in particolare volevo narrarvi veloce la storia del grande marchese Tommaso III di Saluzzo, che è lui oltretutto che commissiona questi affreschi, perché egli era vissuto tantissimo tempo alla corte di Francia, era andato in Francia alla corte di Francia, quindi alla fine del 300, e mentre è in Francia, quindi a contatto di questa cultura estremamente di corte, cortese, dove i romanzi della cavalleria vengono ancora ampiamente letti là nell'epoca, perché sapete che i romanzi della cavalleria sono del XIII secolo, sono del 1100. Però in Francia vengono ancora letti, non solo, ma chi ha letto il Don Chisciotte saprà e ricorderà che addirittura anche alla fine del 500 si leggevano ancora i romanzi di cavalleria, perché il Don Chisciotte era un grande amante di questi romanzi, tant'è vero che dopo si esalta anche lui, eccetera, eccetera. Allora, lui è là in Francia, e ad un certo punto incomincia a scrivere. E scrive un magnifico libro che si chiama Le Chevalier Errant, il cavaliere errante, databile intorno al 1394-1396. Questo libro, molto interessante, narra una allegoria della vita, cioè la vita viene presa sotto un aspetto di allegoria. E narra del viaggio fatto dal cavaliere errante in tre mondi particolari: il mondo dell'amore, il mondo della fortuna, per concludersi con il mondo della conoscenza, che moralmente dovrebbe essere il più importante, no? Invece noi ci accorgeremmo, leggendolo, che grande risalto viene dato al mondo dell'amore, naturalmente, un po' meno invece al mondo della fortuna, contrariamente a quello che si possa pensare. Grande risalto viene dato ovviamente al mondo dell'amore. Questo Chevalier Errant è stato qualche anno fa, ma non tanti, sarà 6-7 anni fa, tradotto e studiato e commentato in maniera veramente totalmente esaustiva da un nostro amico che è venuto un paio di volte a farci delle lezioni, che è Marco Piccat, qualcheduno di voi se lo ricorderà sicuramente. Questo era professore all'Università di Trieste di Filologia Romanza e ha tradotto e studiato e commentato
in maniera egregia proprio le Chevalier errant del Marchese Tommaso III di Saluzzo. Dove siamo qua? Andiamo avanti. Ecco, qui siamo a Gentile da Fabriano, abbiamo detto uno dei grandi del gotico internazionale. E prima di farvi vedere il molto più famoso Adorazione dei Magi, vi faccio vedere il Polittico Quaratesi del 1425, che era stato commissionato dalla famiglia Quaratesi per poi essere posto nella chiesa di San Nicolò Oltrarno a Firenze, naturalmente. Noi qui abbiamo la Maddalena, riconoscibilissima, il San Nicola di Bari, la Madonna con il Bambino, il San Giovanni Battista e il San Giorgio. Quindi, come vedete, anche nel gotico internazionale c'è la raffigurazione religiosa, ma notatele un po' come sono. No? Sembrano dei nobili, anche loro, dei cortigiani, e la Madonna una regina, no? Che ha lì intorno a sé la sua corte. Sotto abbiamo delle raffigurazioni delle storie di San Michele, di San Nicola di Bari. Ok, quindi qui abbiamo il Gentile da Fabriano, ma vi faccio vedere più che altro, ecco, forse questo lo conoscete di più, è la famosa Adorazione dei Magi. È una pala prettamente di gotico internazionale, è databile al 1423, come vi abbiamo detto, è firmata e datata, attenzione, quindi è interessante anche per quello, ed è stata commissionata dal ricco e raffinato banchiere Pallastrozzi, che voleva posizionarlo, e all'inizio l'ha effettivamente posizionata, nella cappella di famiglia in Santa Trinita a Firenze, adesso si trova agli Uffizi. La cosa interessante, oltre a notare per esempio la eleganza e ricchezza dei tessuti, che vi faccio notare, sempre per ritornare alla faccenda degli abiti, è più di tutto questa carpenteria. Perché dentro lì, qui, vedete lì dentro sono tutti dipinti dei fiori. È bellissimo questa cosa, molto particolare, non se ne trovano tanti, e risponde alla grande interesse che si ha, e specialmente a Firenze, tenetelo a mente perché ci torniamo subitissimo, alla raffigurazione della natura e dei fiori. Ok? Andiamo avanti veloci perché siamo in ritardo. Pisanello, che si chiamava Antonio di Puccio Pisano, veronese, molto probabilmente veronese, e esplica la sua opera in due fasi ben distinte e molto importanti. Tra il 1420 e il 1422 si dedica in particolar modo agli affreschi, tra il 1433 e il 1435 invece alle medaglie, adesso lo vedremo. Cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo la raffigurazione qua così, abbiamo la raffigurazione della visione di Sant'Eustachio. Sant'Eustachio, che era un giovine nobile, dedito alla vita proprio scapestrata dei giovani ricchi, era grande amante della caccia, tra le altre cose. Un giorno va a caccia e incomincia a inseguire un cervo.
Questo cervo lo porta nel folto della foresta, dove ormai è distaccato dai suoi compagni. Il cervo a un certo punto si volta e tra le corna, tra il palco di corna del cervo, c'è un crocifisso che dice a Eustachio: perché mi perseguiti? Perché mi continui a rincorrere? Da quel momento Eustachio si converte, abbandona la sua vita dissoluta e diventerà addirittura poi un santo. Questa stessa storia se la giocano sia Sant'Eustachio che Sant'Uberto. Sant'Uberto era un belga, uno della delle Fiandre, è la stessa identica storia. Sant'Uberto poi diventerà addirittura anche fondatore di monasteri. Questo di qua invece, e scusatemi se è molto sgranato, ma non sono riuscita a trovarvi assolutamente una immagine più nitida, è la San Giorgio, la visione di San Giorgio e il drago. La storia di San Giorgio la conosciamo tutti, no? A parte il fatto che appunto probabilmente San Giorgio non è mai neanche esistito. Però è un santo molto famoso, addirittura è il patrono d'Inghilterra, quindi manteniamolo come santo. In particolare, da quel che potete vedere, vi faccio vedere la principessa, ma vi faccio vedere una cosa in particolare di cui non abbiamo parlato, ma è il caso di parlarne. Questa visione macabra dei due impiccati. Perché il gotico internazionale aveva anche questo nelle sue corde, le raffigurazioni macabre. Quindi c'è molta corte, c'è molta eleganza, c'è molta raffinatezza, ma c'è anche un tocco di macabro. Macabro anche probabilmente per moralizzare un attimo anche la vita, cioè far capire che esiste anche la morte. Ecco qua l'altra sponda del Pisanello, che è quella delle medaglie. Era un grandissimo coniatore di medaglie ed era richiesto un po' dappertutto. Pensate un attimo che questi quattro che vi metto qua io, pensate un po' chi sono. Allora, quello là è Francesco Sforza. Questo qua sotto è Lionello d'Este, degli Estensi, attenzione. Lassù abbiamo la Cecilia Gonzaga e qua sotto abbiamo Filippo Maria Visconti. Cioè stiamo parlando di tutta la crème della crème dell'Italia settentrionale. E tutti richiedevano la medaglia a Pisanello. Pisanello era un grandissimo ritrattista. La crema della crema, gli Este, i Gonzaga, i Visconti, gli Sforzi. Però era anche un egregio e importante pittore. In particolare vi faccio vedere questa, probabilmente se andate a Mente Locale l'avrete già vista altre volte, questa magnifica Madonna della Quaglia del 1420 che si trova adesso a Verona in Castelvecchio, al Museo di Castelvecchio. La Quaglia è lì. Ma ve l'ho messa perché vi faccio notare, vi ho messo solo questa perché sennò non la finivamo più, siamo già lunghi adesso, che sono già troppo lunga, adesso vado veloce. Per farvi capire come spesso e volentieri in quest'epoca noi troviamo delle raffigurazioni di Maria dentro in un giardino e la raffigurazione di tutti i fiori, vedete? Ma tenete la mente perché adesso ci arriviamo. Allora, veloce, abbiamo Lorenzo Monaco, qui è di nuovo un fiorentino, vive tra il 1370 e il 1425 e abbiamo una adorazione dei magi, ma ve l'ho voluta mettere per mettere in confronto con quella di Gentile da Fabriano, e da questo lato abbiamo un trittico dell'Annunciazione, pensate che è del 1408, eppure vedete che ha ancora il fondo d'oro.
Giacomo Iaguerri, Sant'Antonio di Ramverso, per questo è naturalmente la salita al Calvario di Gesù. Allora, Giacomo Iaquerio è un grande pittore, solo che come sempre noi in Piemonte quello che è nostro non è che lo valorizziamo molto, ma è un grandissimo rappresentante non solo del gotico internazionale, ma del gotico tout court. E fu al servizio del duca Amedeo VIII di Savoia ed ebbe anche delle frequentazioni interessanti, perché conobbe due grandi dell'epoca. Uno era il pittore e miniatore Jean Baptiste e l'altro era lo scultore Jean Prindal, che probabilmente vi dicono poco. Ma all'epoca, e sono tutte e due francesi naturalmente, cerchiamo di capirla, perché Iaquerio lavora molto anche di là, dall'altro lato, erano due importanti, veramente due artisti importanti della Francia. Allora, lì abbiamo detto che è Sant'Antonio di Ramverso, la salita al Calvario, e questa qui invece è una delle due tavolette che si trovano alla Galleria Sabauda, e che in questa che vi faccio vedere qua è la liberazione di San Pietro, sapete quando San Pietro era stato messo in prigione, roba del genere, da parte dell'angelo, del 1410. E questo piccolo, che è piccola, è una cosina piccola, se andate alla Sabauda lo vedete lì appesa, è una cosina piccola, non è una cosa, perché probabilmente è una parte di una predella di un politico che era alla Nova Lesa, quindi è interessante. La bottega del Giacomo Iaquerio, perché Giacomo Iaquerio aveva una grande e folta bottega, è quella che ha dipinto il cortile del castello di Fenis. Del castello di Fenis. Fenis. Vado. Fenis no. Noi siamo andati ai sogni. Ecco i fratelli Zavattari, alla cappella di Teodolinda a Monza del 1444. Ve la faccio ammirare, vedete un attimo, vedete che qui siamo proprio in pieno, ancora 1444, signori, 1444 a Firenze siamo già quasi in pieno Rinascimento. Qui siamo ancora in pieno gotico internazionale. Vedete gli utilizzi dell'oro, la grande maestria nel raffigurare e nel rappresentare gli abiti, le stoffe, roba del genere, questa linearità più che volume, E c'è una bella storia, perché adesso vi racconto una cosa che forse non saprete. Sì. Un gruppo di pittori monregalesi furono chiamati a Monza nella cappella di Teodolinda. Perché? Non lo sappiamo. Chi li chiamò? Non lo sappiamo. Però una trentina di anni fa uno storico dell'arte di fama, perché lo storico dell'arte è Natale, guardando la cappella di Teodolinda, in particolare guardando l'arco di entrata della cappella di Teodolinda, dice: ma quelli lì non sono gli Zavattari che l'hanno fatto. Fa delle ricerche, guarda, vede, eccetera eccetera, e dice: ma lì sono dei monregalesi, sono dei pittori monregalesi. Questo storico dell'arte è uno storico di Torino, attenzione, eccetera. Adesso ve li faccio vedere. Allora, sono del 1440 e c'è una nota proprio fatta, che è stata trovata, dove i fratelli Zavattari a piene mani scrivono che loro sono gli esecutori della cappella di Teodolinda, ma assolutamente no
dell'arco trionfale d'entrata, perché quella è robaccia. Boh. Quindi i poveri moregalesi sono stati proprio buttati via là, nell'angolo più buio. Ed infatti qualcuno che ha dato alla cappella di Teodorinda mi ha detto che non c'è una luce che illumina l'arco d'entrata, non c'è una luce, non te la fanno proprio vedere. E io ho queste immagini, ne sappiamo questa che è un San Giovanni Battista, lo vediamo tutti. Poi una abbiamo, perché loro dipingono non solo l'arco trionfale ma anche le volte di questa cappella, e qui abbiamo la raffigurazione di alcuni patriarchi e dei patriarchi, parole povere, tutti patriarchi, eccetera. E queste immagini, perché voi andate a cercarle dove volete, non le trovate da nessuna parte, ma da nessuna parte, me le sono fatte arrivare apposta da Monza, proprio da loro, dal museo della cappella di Teodolinda. Me le hanno mandate, sono stati molto gentili, peraltro veramente gentili. A me, quando io ho cominciato a informarmi per poterle avere, qualcheduno mi aveva detto: chissà quanto ti chiedono, che quelli sono dei palancai terribili, no, ti chiederanno l'ira di Dio. Invece poi me le hanno date gratis. Ah, va bene. Sono stati gentilissimi, gentilissimi. E se le volete avere sempre sott'occhio queste cose, sapete dove le trovate? Le trovate sul nostro libro della guida tematica della diocesi di Mondovì. Le avevo fatte arrivare apposta per quello. Quindi c'è anche questa bella notazione. Andiamo più veloci della luce. Vi faccio vedere molto velocemente il cassone a dinari del 1450, anche qui esuliamo, però l'ho messo appositamente perché andate a vedere la grande ricercatezza e la grande attenzione sempre dell'abbigliamento. Allora, il cassone nuziale è questo, fatto, è un'opera dello Scheggia. Sapete chi era lo Scheggia? Era chiamato così di soprannome, è un fratello di Masaccio. Pensate un po', è il fratello di Masaccio, che però ripropone un matrimonio a dinari del 1420, e quindi l'abbigliamento è un abbigliamento del 1420, non del 1450 quando è stato fatto. Ecco qua che abbiamo Engerhard, no aspetta, non è mia quella, Engerhard Quarton, che è di nuovo un francese. E qua vi faccio solo veloce vedere questa magnifica incoronazione della Vergine, che è del 1454, però nuovamente anche qui vedete il perdurare dello stile di gotico internazionale. E qui, per esempio, velocemente, allora qui è sono tre registri, vedete? 1, 2 e 3. Nel registro più basso abbiamo la rappresentazione del purgatorio e dell'inferno. Nel secondo registro abbiamo la raffigurazione della città di Roma e della città di Gerusalemme, per giungere poi al terzo registro con la raffigurazione del paradiso e dell'incoronazione della Vergine Maria da parte di Dio Padre e Gesù. Ma guardate un po'. Sono la stessa persona. No, è per forza. D'altronde Gesù lo dice, no? Chi vede me vede il Padre. Siamo già verso la fine, eh? Eccolo qua. Il famoso Polittico dell'Agnello o Altare di Gand, dell'Agnello Mistico, databile al 1426-1432 di Jan van Eyck, che è il maggior esponente della scuola di Fiandra, fiamminga, ed è questo magnifico polittico che è chiuso, è rappresentata l'annunciazione, perché vedete che chiude qui, le ante chiuso. Qua invece abbiamo
il Cristo affiancato dalla Vergine e dal Giovanni Battista, e formano queste due raffigurazioni con il Cristo in mezzo il famoso tema iconografico della Deesis. Vi invito, se avete voglia, di andarla un attimo a conoscere che cos'è la Deesis. La Deesis è proprio la raffigurazione di questi due santi, cioè la Madonna e San Giovanni Battista, che sono posizionati ai lati del Cristo. Poi qua abbiamo gli angeli cantori e qui gli angeli musicanti. Di lì abbiamo Adamo, di qui abbiamo Eva, qua sopra abbiamo il sacrificio di Caino e Abele e qui abbiamo l'uccisione di Abele, il monocromo. Sotto invece abbiamo al centro abbiamo l'adorazione dell'agnello mistico, eccolo lì, e ci sono i martiri maschili e le martiri femminili. Poi qui abbiamo il gruppo dei pagani e degli scrittori ebrei, e da questo lato abbiamo il gruppo dei papi e dei santi uomini. Poi qui abbiamo i buoni giudici, questi sono i buoni giudici, e questi i cavalieri. Da questo lato abbiamo gli eremiti e qua lo vediamo capeggiati da San Cristoforo i pellegrini. Ecco, concludo con questo e poi voi mi direte: questa qui è matta, perché cosa c'entra Sandro Botticelli con il gotico internazionale? Infatti non c'entra niente, non c'entra niente, ma io ho voluto mettervelo appositamente perché denota la persistenza, addirittura nel 1480, perché la primavera del Botticelli è del 1480, il permanere di quello che avevamo visto per esempio nell'adorazione dei magi di Gentile da Fabriano, la grande attenzione che viene dato alle raffigurazioni naturali, in particolare dei fiori. Perché infatti, pensate qua, adesso nuovamente, abbiate pazienza, è di nuovo abbastanza sgranata, ma se andate su internet, che quindi si vedono meglio, perché digitalmente si vedono molto meglio, potrete notare e quasi riconoscere ognuno di questi fiori. Pensate che il Botticelli raffigura la bellezza di più di 100 tipi di piante qui dentro. E quindi rimane attenzione ancora, permane e perdura, cioè nasce con il gotico fiorito e da lì non va più via, viene poi ripresa addirittura dal Botticelli. Vedete qua che è stata fatta addirittura un testo molto interessante sulla un'interpretazione proprio botanica della primavera di Sandro Botticelli. Qui i personaggi li conoscete tutti, ma comunque velocemente ve li ricordo. Allora, qui è Zefiro che sta per rapire la ninfa Clori, la quale ninfa Clori si trasforma in Flora, questa è Flora. Qui è Venere sormontata dal suo figlio Cupido, le tre grazie, e l'ultimo è Mercurio che sta raccogliendo le arance del giardino delle Esperidi. Io ho finito, vi ringrazio e ci rivediamo. L'appuntamento è per il 28 di settembre. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Ah, se volete farmi delle domande fatele pure. Sì.
Dimmi pure. Prima di tutto complimenti, bellissima lezione. Io volevo dare la mia disponibilità per una delle visite, ma io non ho preferenze, mettetemi in un buco dove c'è bisogno. Allora, lasciami prendere allora un pelo di foglio. Sì.